Collega Modena a Sassuolo, si chiama Gigetto, è un piccolo treno che ogni giorno attraversa la provincia in un percorso che dura poco più di 20 minuti. Il servizio è gestito dalle Ferrovie Emilia-Romagna, una società regionale, e i treni sulla linea non sempre sono all'altezza dell'utenza. Come il treno che abbiamo preso per verificare la qualità del trasporto fino a Sassuolo, con una carrozza degli anni 50 e poltrone di pelle lucida. Una situazione in cui sono costrette a viaggiare le tante persone che utilizzano questo servizio negli orari di punta, perché poi durante il giorno gli utenti si abbassano poco più di una decina. Ma il treno, diciamo che le macchine sono un po' vetuste, un po' vecchie, le utilizziamo tutti i giorni, le conosciamo e comunque insomma le vediamo come sono. Diciamo che oggigiorno non è che sia un servizio dei migliori, però il fatto è che uno vuole andare da Modena a Sassuolo e ci va. Come servizio è utile, ma il prezzo è caro. Io ci vengo da 20 anni, quindi il prezzo è caro. Passiamo a Formigine, il paesaggio scorre attraverso il finestrino. All'orizzonte la campagna, davanti le aziende del distretto ceramico, tra capannoni e depositi di piastrelle. Com'è, vi sembra il prezzo del biglietto voi? Abbastanza caro, anche perché prima erano 2,40, adesso sono 2,80. Cioè 2,80 euro da Sassuolo a Modena è troppo costoso, soprattutto in questa crisi qua che la gente non ha mica soldi. Io lo uso principalmente per motivi lavorativi, quindi per spostarmi, per lavorare a Sassuolo, ed è, dico la verità, molto comodo perché insomma è in un punto abbastanza strategico dove ci si arriva abbastanza, insomma, in modo comodo. Non mica pensare di cambiare e di tirare via i treni, perché è un mezzo di trasporto pubblico, un mezzo di trasporto che la gente comodo e anzi vuole solo anche ripristinato anche la domenica. Questa linea venne costruita nel 1881 e molti si augurano che continui a funzionare.